Buona la prima per la Pafonio Megna che trionfa non senza soffrire gara 1 86-85 contro Casal Pusterlengo nel primo quarto, partenza mostruosa dei padroni di casa con Masciadri e Shepard sugli scudi, 16-7 il parziale nei primi 5 minuti, la mano calda dai tre punti e il grande atteggiamento difensivo fanno volare Omegna sulle 24-15, dice il tabellone luminoso alla fine dei primi 10 minuti. Nel secondo quarto i rossoverdi partono zoppicando, concedendo a Casa Pusterlengo il minimo svantaggio sulle meno 4, 28-24, ma la panchina di Omegna dà il via ad un nuovo break. De Nicolao, Banti, Farioli spingono il Palabattisti con una valanga di triple al massimo vantaggio Paffoni. James e Shepard a riposare in panchina, la squadra vola e vanno alla pausa lunga le due compagini sul 50-34. Omegna grazie ad un eccellente 63% dal campo, mentre la Sigeco spara lo stesso numero di colpi della Fulgor ma con la metà delle realizzazioni, 20-32 per Omegna, 11-31 per Casa Pusterlengo. Terzo quarto diventa visibile la diversa interpretazione delle due squadre alla partita, Paffoni che vuole spingere nei primi secondi dell'azione mentre la Sigeco vuole andare più ragionate e sembra premiare questa strategia di coach Zanchi, perché Casa Pusterlengo rimonta punto su punto fino al meno 3 del 63-60 e il parziale della terza frazione dice 13-26 per gli ospiti. Negli ultimi 10 minuti diventa una gara punto a punto dove Casa Pusterlengo riesce a impostare più di una volta la parità. Un match che sembra potesse essere gestibile dalla squadra di casa si trasforma in un vero e proprio scontro all'ultimo punto. Si arriva ad una decina di secondi dalla fine con il più 5 per Omegna grazie a Shepard e alle buone percentuali dalla lunetta, ma Casa Pusterlengo non muore davvero mai. Prima St. Ross, poi un ingenuo fallo da tre punti di James porta Young a tre tiri liberi sulle meno 3. La mano del giocatore americano non trema e a 4 secondi dalla fine siamo praticamente pari. Però ci pensa ancora Shepard a risolvere tutto con l'1-2 ai liberi necessario per portare a casa gara 1. Sofferenza, ma la vittoria era quello che più contava in questa gara 1. Prossimo appuntamento sarà per lunedì 5, sempre a Palabattisti, ma alle ore 20:30 per gara 2. A prescindere da come è andato il finale di partita, l'importante era vincere, dare un segnale. Un segnale arrivato soprattutto nel primo tempo, però Casa Pusterlengo si è dimostrata squadra estremamente dura. Sì, come arrivava non era sostanzialmente un problema, perché tanto non ci sono differenze canestri che contano, siamo 1-0 nella serie ed era importante iniziare col piede giusto. Casa Pusterlengo non è una sorpresa, onestamente, da quando l'abbiamo pescata sapevamo che sarebbe stata una serie complicata anche in casa, perché sono una squadra veramente ben allenata, molto atletica, che difende forte, con due giocatori come Santorus e Alvin Young che sono sostanzialmente, direi, di qualche categoria sopra. Sembrava abbastanza visibile la differenza tra le due squadre. Casa Pusterlengo che vuole giocare la palla per tutti praticamente 24 secondi, voi che se potevate attaccavate anche nei primi 10 secondi dell'azione. Sì, direi che la fotografia delle due squadre, che però è tutto l'anno che c'è, noi siamo sicuramente una squadra che ama attaccare il canestro, che ama giocare a ritmi molto alti, e Casa Pusterlengo esegue molto bene, hanno tante situazioni, tanti giochi e li portano quasi sempre fino al 20° secondo, insomma. Ecco, un altro aspetto invece che abbiamo visto anche con Banti è stato l'atteggiamento difensivo, che io ho trovato molto buono soprattutto nella prima parte di gara, che è andato un po' calando nel finale di gara. Io credo che non abbiamo mai difeso così bene come nel primo tempo. Chiaramente quando poi una squadra va via subito è molto difficile che si continui così, ma c'è sempre un contro break. Ci aspettavamo un ritorno di Casa Pusterlengo, anche perché poi le statistiche del primo tempo, Alvin Young aveva tirato male, Santorus aveva tirato male, sapevamo che sono dei giocatori che poi hanno dei momenti in cui oggettivamente hanno fatto dei canestri anche francamente indifendibili. Siamo calati un po', onestamente ci sta, abbiamo avuto qualche patema di troppo alla fine con qualche gestione un po' scellerata, però insomma abbiamo dato un po' più di pathos alla partita. Gara 2 invece cosa ti aspetti?
Gara 2 sarà un'altra battaglia, loro sono questi e noi dobbiamo essere pronti a una difesa aggressiva, una difesa molto intensa. Cosa può cambiare tatticamente? Credo relativamente poco, perché loro non hanno grandi opzioni difensive diverse da fare show aggressivo sul pick and roll, e per cui penso che troveremo una squadra sicuramente arrabbiata per come è finita gara 1 e che sicuramente vorrà tornare a casa con una vittoria. Diego, buona la prima, era importante vincere, sembrava potesse essere gestita un attimino meglio, però forse la stanchezza, la tensione di una gara 1 ha giocato quello che poteva sembrare un brutto scherzo invece. Sì, visti i primi due quarti, insomma, poteva sembrare una partita un pochino più semplice, diciamo. Nei primi due quarti noi abbiamo giocato molto bene, loro magari erano un po' più frenati, magari un po' di tensione. Nella seconda metà loro sono stati bravi a aumentare l'aggressività, noi sì, abbiamo peccato in qualcosina, però insomma alla fine era importante iniziare bene in casa e è stata una bella vittoria. Uno degli aspetti secondo me più positivi è stato nel primo quarto l'atteggiamento difensivo che avete provato a riproporre nel finale di gara con qualche alto e qualche basso. Può essere secondo te questa una chiave per gara 2 per il resto della serie? Assolutamente, avevamo preparato così la partita perché comunque sappiamo che Casal Pusterlengo è una squadra che fa della difesa e dell'aggressività, è il suo marchio di fabbrica, quindi noi per diciamo contrastarli dovevamo mettere la stessa aggressività e penso che appunto nei primi due quarti l'abbiamo messa più di loro e si è visto. E siamo andati appunto a giocare diciamo sui loro fattori e li abbiamo sovrastati. Poi naturalmente sì, ci sarà da mettere un po' a posto qualcosa, come è normale in una serie playoff, come faranno loro, quindi lunedì sarà completamente un'altra partita, ma noi saremo di nuovo pronti a fare un'altra battaglia. Ecco, cosa ti aspetti diverso da Casal Pusterlengo, da te che sei uno dei giocatori di più esperienza della Pafoni? Ma in queste serie così, quando ci sono due giorni, si cerca appunto di vedere quali sono stati gli errori, dove l'altra squadra magari ha fatto un po' meglio e appunto si cercano di aggiustare. Saranno piccoli aggiustamenti, però sì, in una serie così lunga anche piccoli aggiustamenti fanno la differenza. Comunque ormai le squadre, i giocatori si conoscono a livello tattico, quindi i giochi, gli avversari si conoscono, si cerca di preparare la partita. Però appunto sono piccoli accorgimenti che possono fare la differenza alla lunga. Coach, partenza a tuono della Pafoni, voi però avete avuto la forza di rimanere sempre lì nella partita nonostante i problemi delle assenze, i problemi fisici dei vostri, alla fine soltanto un forse ingenuo errore difensivo ha detto Pafoni. Beh, credo che sui 40 minuti ha meritato la Pafoni. Non siamo mai riusciti a mettere il naso avanti, abbiamo iniziato giocando da paffoni e noi non abbiamo il talento e l'esperienza per giocare così e non da Assigeco, regalando due quarti e tante sicurezze. Secondo tempo abbiamo giocato da Assigeco, però quando si deve recuperare si sprecano tantissime energie e quindi un po' di lucidità ci è mancata, soprattutto per dare la zampata e andare avanti quando avevamo tutta l'inerzia. Poi la stanchezza, la situazione falli ha portato anche a degli errori che di solito non facciamo. Certo è che andiamo a casa con più sicurezze che incertezze, nel senso che venire qui contro una squadra forte, molto forte, molto più esperta di noi. Noi oggi abbiamo giocato con ragazzi dell'85 e dell'86, non dimentichiamocelo. Donzelli è un 86, Rossato è un 86, Spissu è un 85. Quindi alla fine è una prima partita di playoff, è una grande esperienza. Siccome per tutto l'anno abbiamo sempre imparato dagli errori, sono convinto che anche questa partita ci servirà. Perché per giocare qui non si può giocare agli 80 punti. Giochi agli 80 punti con il miglior attacco del campionato, anche se hai perso di uno non hai fatto quello che dovevi fare. Abbiamo tante cose, piccole cose da rivedere,
ma sinceramente ci siamo nella serie e quindi vogliamo portarla il più lunga possibile. Ecco, proprio ti riferivi ai, al secondo tempo dove avete praticamente dominato il terzo quarto 26-13, vado a memoria, poi è stata una partita punto punto. Cosa è successo? Voglio andare un attimino sul particolare, nell'ultima azione difensiva sul fallo su Shepard. Poca comunicazione dovuta alla stanchezza e allo stress e anche all'inesperienza, quindi poca comunicazione, sinceramente non ho visto bene l'azione, ma veramente poca comunicazione, quindi succede anche ai livelli più alti, non vedo perché non debba succedere a noi, quindi non ne faccio una colpa allo stress, all'attenzione che viene a calare quando hai tanto acido lattico nei muscoli, alla fine porta anche a questo tipo di errori. I giocatori devono andare a casa pensando al secondo tempo, io da allenatore devo analizzare il primo, e quindi il bello di fare i giocatori è che adesso vanno a casa e vanno a nanni, invece gli allenatori vanno a casa a vedere il video. Però sinceramente volevo un segnale. È chiaro che nei playoff si resetta tutto, fra 24 ore, fra 48 ore sei 0-0 tutti di nuovo, quindi alla fine impariamo e abbiamo tante cosine da rivedere e prendiamo anche energia dalle cose che abbiamo fatto bene. Sicuramente, nonostante ovviamente Omegna abbia il pronostico a favore perché c'è la serie in casa, una squadra più esperta, una squadra più lunga, penso che oggi abbiamo dato un bel segnale.